Un negozio Lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere Lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo, in Italia la cucina si chiama Lube. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop. Spazio Verde ti aspetta per l'inaugurazione della nuova profumeria. Un reparto tutto nuovo, con tante promozioni, sconti e gadget speciali. Vieni a scoprire Teodoro e tutte le proposte di profumazione Mami per la casa, il bagno e il bucato. Le lampade catalitiche Lambergé, un'infinità di candele profumate ed il nuovo diffusore portatile Moveo, con le fragranze dedicate Mille Fiori. Inaugurazione della nuova profumeria Spazio Verde, sabato 12 e domenica 13 marzo e sabato 19 e domenica 20 marzo. Da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91 a Terni. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Via DSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403.
Amici e amici di Antv, buon pomeriggio dalla sala stampa del Libro Liberati. Allora, la Ternana riesce a portare a casa tre punti fondamentali per l'arrivo, verso l'approdo, verso la salvezza, perché quest'anno non possiamo chiedere di più, almeno al momento, a questo campionato. Una vittoria sofferta ma meritata, meritatissima, quella della formazione rossoverde, che rimasta in 10 dal 34esimo del primo tempo per l'espulsione di Marino Defendi, un fallo di reazione peraltro più scenografico che, come dire, reale, perché di fatto Marino ha dato un colpetto sulla schiena al giocatore del Cosenza e l'arbitro ha pensato bene di espellerlo. Malgrado questo, la Ternana è riuscita comunque a portare a casa una partita complicatissima, anche se devo dire che nel secondo tempo le occasioni per arrivare anche al 3-0 ce ne sono state, e naturalmente anche il Cosenza ha avuto le sue, perché specialmente nell'ultimo quarto d'ora la formazione di mister Lucarelli era anche un po' in evidente calo fisico. Formazione della Ternana che si porta quindi a 37 punti in classifica e scolpisce, come dire, mezza salvezza oggi, perché di fatto mancano ancora 3 o 4 punti al raggiungimento di questo prezioso e ambizioso risultato. Certo, le premesse erano quelle per fare un campionato magari migliore, però oggi come oggi l'obiettivo principale deve rimanere la salvezza. La Ternana è andata in vantaggio, come ricorderete, con un magnifico gol di Kutsubia, su un'azione che nasce sulla sinistra dalla formazione rossoverde, con Donnarumma che ha messo una palla filtrante per Palumbo, sceso Palumbo verso la porta avversaria e poi ha rimesso con un raso terra al centro per Kutsubias, che di piatto ha realizzato l'1-0. E poi il secondo gol, complice anche un'uscita un po', come dire, vagabonda di Vigorito, ha permesso a Donnarumma di realizzare un gol che lo porta a quota 10 in campionato e quindi raggiunge la doppia cifra. Per parlare di tutto questo, come al solito, qui dalla sala stampa Gigi Manini. Allora, Gigi, ho detto partita sofferta, però una prestazione di cuore e anche di sostanza, no? Secondo tempo praticamente sempre giocato in 10, la formazione del Suede però ha tenuto botta, ha creato anche l'occasione per fare il terzo gol. Mi pare una vittoria meritatissima, senza discussione. Beh, direi di sì. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma insomma eravamo in 10 contro 11, ci può stare. Eravamo in 10 dalla mezz'ora del primo tempo, insomma abbiamo giocato 60 minuti più recupero in 10, abbiamo fatto anche il secondo gol in 10, quindi insomma oggi una prestazione, hai detto bene tu, tutto cuore, fondamentale, perché arrivare a 37 contro una squadra che poteva insomma tentare la rimonta oppure metterci pressione, io direi che ci mettiamo in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Oggi la vittoria era importante, importantissima, è venuta anche, diciamo, con una prestazione buona, perlomeno finché abbiamo giocato in 11. Poi anche nella ripresa, hai visto, ci sono stati un paio di gol annullati, no? per fuorigiochi che c'erano, fuorigioco millimetrico, però insomma mi pare che la Ternana non abbia neanche rinunciato a giocare. È chiaro che il Cosenza ha avuto 3 o 4 occasioni da rete grosse, secondo me qualcuna se l'è anche divorata, però insomma ci può anche stare che in 11 contro 10 soffri. Tra l'altro non è che ha giocato in 10 per un quarto d'ora, ha giocato in 10 per buona parte della gara. Cosenza è chiaro, è una squadra che soffre, sta facendo un campionato di retroguardia, si è visto, qualche problema ce l'ha, probabilmente in fase realizzativa. Oggi da sottolineare, non so se già l'hai detto te, che insomma concludiamo una partita senza prendere gol, il che è importante per questa squadra che ha preso tanti gol, ma oggi già per esempio con il rientro di Sorensen di testa l'ha prese tutte, tanto sì. Per dire, no? È un giocatore che poi in area non gincischia, la butta via, per esempio a Vicenza questo ci è mancato, ho visto un paio di, insomma, tante volte in area tenere la palla lì, non mi, sì, per carità, ripartenza da dietro, per me è il solito discorso, per me questa cosa della ripartenza da dietro sarebbe da abolire per regola, però tanto lo sapete come la penso. Senti, una cosa importante secondo me è questa qua. Ieri in conferenza stampa, terminata la conferenza stampa, siamo rimasti col mister una ventina di minuti a parlare e lui diceva: domani vi aspetteremo, perché il Cosenza è una squadra che ha, come dire, è molto forte nelle ripartenze, ha due attaccanti veloci, la cosa migliore da fare probabilmente sarà quella di aspettarli, di fargli giocare la palla, perché lì diventano una squadra abbastanza semplice da gestire. Direi che la Ternana era partita proprio però, così, no? Sì.
All'inizio non abbiamo, dopo il secondo tempo l'abbiamo. È chiaro, quelli davanti loro sono veloci, gli spazi larghi, soprattutto, no? Sorensen è bravo, abbiamo detto di testa, in aria, però è chiaro che se scavalcato se preso in velocità può andare in difficoltà. Loro davanti probabilmente non hanno i migliori bomber della categoria, ma sono giocatori veloci, rapidi, e quindi questo è un discorso. Tra l'altro l'andata ci avevano anche fatto male con una formazione sì rimaneggiata, ma si era visto, insomma. Poi nell'ultima partita il Cosenza si è anche ripreso, oggi non ha fatto una figuraccia, chiaro che qualcosa gli manca. Io fossi stato allenatore del Cosenza, insomma, in una di quelle occasioni grosse che hanno avuto, secondo me almeno un paio se ne sono divorate. Ecco, comunque meglio per noi, d'altro canto noi invece abbiamo un bomber che tocca 5, 6, 10 palloni e ti fa sempre gol. No, Donnarumma 10 gol, ha sbagliato 2 rigori, ha giocato metà delle partite, insomma è un giocatore secondo me indiscutibile. Tra l'altro ha sfiorato anche il terzo gol. Un'altra cosa da sottolineare è che la Ternana ha avuto il coraggio, anche in inferiorità numerica, di non lasciare davanti un solo giocatore. Abbiamo sempre giocato, a parte gli ultimi 10 minuti, con due punte, quindi ci siamo messi in una situazione in cui, per non rischiare, no, di essere schiacciati troppo nella nostra area di rigore, il mister giustamente, coraggiosamente devo dire, ha tenuto sia Partipilo che Donnarumma. Solo alla fine c'è stato l'inserimento di Salzano per rimpolpare un po' il centrocampo. Mi pare di poter dire che questo ci ha consentito di rimanere alti, di avere occasioni da gol. Io è una strategia che sceglierei sempre quando si rimane in 10. Invece vedo troppi tecnici rimanere in 10 e scegliere di mettersi nella propria area. Ma quando ti metti nella propria area, questo lo puoi fare per 10 minuti. Tanto faccio l'esempio del Milan con l'Atletico Madrid, che stava giocando, mi ricordo, una grande partita, rimase in 10 per espulsione di Kessié, scelse deliberatamente di mettersi nella propria area, poi vabbè c'è stato un episodio. Però insomma, secondo me in 10 contro 11 a calcio si gioca, quindi si fa bene a non mettersi troppo dietro. Secondo me ha fatto bene Lucarelli a rimanere con due attaccanti davanti. Poi si fa sempre in tempo a coprirsi, ma scegliere deliberatamente di giocare 60 minuti dietro è un errore grave. Ferguson anni fa contro la Roma giocò in 9 con due punte, Rooney e non mi ricordo chi. Ma io sono di quest'idea. Poi per carità, magari fai sempre in tempo, ripeto, a coprirti, però in 10 contro 11 si gioca a calcio, non è che si gioca in 4 contro 5. In 10 contro 11 ho visto tante squadre vincere, segnare. Tra l'altro anche noi oggi l'abbiamo fatto, quindi bene, giusto. Poi insomma alla fine abbiamo un pochino sofferto, Cosenza qualche occasione ce l'ha avuta. Senti, anche grossa. Analizziamo qualche episodio che è stato chiave nella storia della partita, no? L'espulsione di Proietti, io ho già commentato, mi sembra esagerata, no? Questo ormai è un calcio, per carità, c'è un fallo di reazione da parte di Defendi e forse era punibile con un'ammonizione, ma va valutata anche, no, la violenza con la quale diciamo, si esegue un gesto di reazione. Allora, era un pugnetto. No? Negli episodi chiave l'arbitro, fuori gioco tutti giusti, no? Anche quello dell'annullamento del gol del Cosenza che poteva cambiare la partita. Poi nelle riprese due gol annullate, noi tutto giusto. Diciamo che l'espulsione dei Defendi non è scandalosa perché c'è un fallo di reazione con un pugno su una spalla non leggero. Ma io ho visto Da Cruz col Vicenza nell'ultima partita entrare a gambe unite e con i gomiti addosso a Diakité e neanche ammonito. Mi pare che a questa Ternana non se ne perdona una. Non solo, ma nel secondo tempo mi pare c'è un'entrata assassina su Kutsoubias, non mi ricordo se chi l'aveva fatta, che meritava anche quella allora l'espulsione. No, io dico che al rigore di regolamento ci può stare quell'espulsione, però mi pare che questo regolamento spesso sia interpretato in modo diverso. Cioè, nel senso, a Ternana non se ne perdona una, mi faccio riferimento al rigore col Monza, tanto per dire, o a quello peggio ancora col Pisa, che non so se Sibilli si era ancora ripreso, perché sinceramente quel giorno mi sono un po' preoccupato, l'ho visto uscire con la borsa. Pronto soccorso. Non so se si è ripreso ancora, non so, gioca adesso? No, c'è un trauma ancora da smaltire. Comunque, al di là di questo, io ho visto, cioè l'espulsione dei Defendi, ripeto, non è scandalosa. Non è scandalosa perché al seguito di un contatto ha colpito con un pugno su una spalla l'attaccante del Cosenza. Però io ho visto altri falli di giocatori, non oggi ma in altre situazioni, perdonati o sangiti solo con l'ammonizione. Solo questo voglio dire. Allora, scusa Gigi, sposto io. Allora, abbiamo anche Alessandro Madolini di Che Calcio Ternano. Ciao Alessandro. Allora, mi pare di poter dire, no? Una vittoria pesantissima per la formazione rosso-verde che oggi mette un bel sigillo, non è quello definitivo, ma un bel sigillo nel percorso che porta alla salvezza. Sì, beh, anche perché è una vittoria
con una squadra diretta concorrente alla salvezza, no? Quindi comunque sia, anche per quanto concerne gli scontri diretti, aver vinto 2-0 è importante, no? Perché comunque a Cosenza avevamo perso 3-1, quindi siamo in vantaggio con la differenza reti, e anzi sì, in parità, perché abbiamo perso 3-1, ecco, quindi siamo in parità, però comunque sia i punti comunque sono molto, molto indietro la squadra del Cosenza, e sì, una vittoria a mio avviso buona, avvenuta un po' con il minimo sforzo, perché la Ternana non ha stentato un po' a carburare. Il Cosenza non ha fatto una bella partita, anzi una classica gara delle squadre di Bisoli, che comunque attendono l'avversario, un po' quello che aveva detto in conferenza stampa il mister, sapeva bene come avrebbe interpretato il match il Cosenza, quindi una gara un po' tutti dietro, la linea della barra e poi ripartenze, e noi è andata subito bene, perché comunque al primo tiro in porta abbiamo fatto gol su una grande azione a mio avviso di Antonio Palumbo, che poi ha scaricato dietro per Kutsupias, lì non è stato bravissimo il portiere Vicorito, e neanche in occasione del secondo gol, esatto. Ecco, poteva costare cara l'ingenuità di Marino Defendi, che a mio avviso è proprio un'ingenuità grossolana, perché un calciatore del suo calibro e del suo spessore anche all'interno comunque dello spogliatoio della Ternana, diciamo, poteva risparmiarselo, però magari esagerata l'espulsione. Sì, è stato anche fiscale l'arbitro, però comunque tu in una situazione, in uno scontro salvezza, uno scontro diretto, eviti, no, di reagire in quel modo, no, su un avversario sì che poteva essere stato anche una sorta di credo che ci sono state un paio di scaramucce quando erano a terra, ecco, quindi forse ha iniziato anche Caso, no, a scalciare, ecco, diciamo che Caso è stato, sì, abbastanza provocatorio nella sua gestione della gara, a scalciare su Defendi, poi Defendi ovviamente ha fatto questo gesto di stizza. Comunque poteva costare cara a mio avviso questa espulsione, perché giocare 60 minuti in 10 poteva non essere facile, così non è stato, perché a mio avviso abbiamo giocato anche meglio, comunque sia con l'uomo in meno, ma soprattutto perché il Cosenza non ha interpretato nel migliore dei modi questa sfida. Beh, è una formazione che ha i punti che ha. Sì, però io pensavo che forte giocassero in un'altra, con un'altra maniera, con un altro verve, soprattutto perché si erano anche riposati un turno, visto che non avevano giocato la partita con il Benevento per i tanti casi Covid della squadra campana. Quindi avevano avuto tempo, no, per mettere benzina nelle gambe. Invece l'ho visti molto, molto frenati. Noi invece siamo stati più tonici, più pimpanti rispetto alla partita del Romeo Menti, un'altra volta bravo a Iannarilli, perché comunque ha evitato un gol dove poteva in controtempo. Sì, un colpo di reni eccezionale che dimostra per l'ennesima volta comunque sia che questo giocatore la Serie B la può fare, che può essere titolare in questa Ternana, come lo sta dimostrando, e anche un'altra dimostrazione, no, del fatto di quello che diceva il direttore sportivo Leone in conferenza stampa, no, con il prolungamento del contratto, quindi significa che su questo calciatore ci credono. Sì, allora scusa se ti interrompo, Alessandro, però dovremmo finirla qua, perché adesso cominceranno gli interventi sia dei calciatori che poi dei due mister, e poi naturalmente noi andremo a registrare la puntata di Calcio Vuoi, per cui vi rinnovo l'invito a vederci, credo uscirà domani sul nostro canale YouTube e poi andrà lunedì su TRG. Dallo stadio Libero Liberati, Gianni Giardinieri vi dà il proprio saluto, la propria buona serata, e rimanete però sul nostro canale, perché tra un po' andranno le interviste ai protagonisti di questa partita. Vi ricordo Ternana Cosenza 2-0.